Ok, allora benvenuti alla terza parte del filmato sulle animazioni, no? Qui sono in Second Life perché tutti questi script funzionano in maniera altrettanto analoga anche su Second Life. E facendo le prove appunto per Edmondo ho visto che ci sono alcune sottigliezze nella creazione con Coavimator che sono da considerarsi. Vi faccio vedere cosa intendo, cioè se sbagliate a fare animazione, ad esempio, vedete, questo è un oggetto in cui ho messo uno script. Questo oggetto, facendo edit, vedete che dentro c'ha lo script, chiamiamolo anche animazione, ok, che è quello che poi vi metterò in calce al video YouTube, e poi gli ho messo l'animazione di danza, tipo quella che ho fatto prima. Ora, questo tipo di script di solito si applica a degli oggetti di forma tonda, quindi le pose che sono praticamente delle sfere, che sono di dimensioni un po' più piccole, tipo 0,2, 0,3, 0,3, 0,3, ok, e di solito hanno, quindi vedete che sono delle sferelle, e di solito sono, dunque, mettiamogli bianco e un colore, gli mettiamo per esempio blu. Non sono riuscito a metterlo blu, sarà questo. Ecco, questa qui è una pose ball famosa. Lo script è tale che fa vedere il nome dell'animazione che ci metto dentro. Poi gli ho fatto qui, se vedete, nel fondo c'è scritto cosa fare quando, se si vuole che ci si voglia sedere, no? C'è questo firestorm, quello che succede, vediamo un po' se riusciamo a farlo vedere. Comunque sul fondo c'è proprio l'opzione in generale. Ah, ecco qua, no, non è sul fondo ma è in mezzo, e che mettiamolo a posto. Ok, quindi qui a metà oggetto normalmente c'è tocca di default, e invece noi vogliamo che ci sia il sit, cioè sit sull'oggetto, in modo tale che quando andiamo sull'oggetto, andiamo qua, vedete che compare questo simbolo. Quindi cliccando su questo simbolo vedete che parte l'animazione. Ora, se vedete, l'animazione di rotazione fa delle stranezze se non si seguono certi crismi. Quindi cosa succede? Che un po' il corpo si affloscia, oppure anche alternativamente ho visto che ruota anche il corpo, intanto è molto brutto questa cosa qua, ma ad esempio la testa rimane ferma, è una cosa completamente innaturale. Mentre invece in questa seconda animazione che ho corretto, vedete, danza corretta, questi due effetti non si vedono più. Quindi se mi metto vedete che riesco a ruotare il corpo, quindi riesce a fare l'animazione delle braccia alzate, ma senza afflosciare il corpo. Ora vi faccio vedere le due tecniche che ho usato per evitare questi due problemi dentro Coavimeter, che poi alla fine sapendolo non sono neanche così complicate. L'unica cosa però, vi ripeto, allora tutto quanto necessario, quindi per riuscire a fare queste animazioni qua, cosa succede? Bisogna innanzitutto, una volta fatta con Coavimator, importarla, e quindi fate upload tipicamente in alto a sinistra, oppure dove fate l'upload dell'immagine c'è anche la possibilità di uploadare un'animazione, e poi da qua andate a prendere la vostra animazione che avete fatto, quindi danze, vabbè, adesso prendiamone una, danze, e vedete danze. E questa qui potete fare il preview dell'animazione. Ora, se l'animazione volete che sia perenne, dovete mettergli loop. Allora, facendo loop qua, l'animazione praticamente dura all'infinito. E poi c'è solo da dire una cosa: se volete una cosa buona e sacrosanta, mettergli una priorità alta, 4. Perché altrimenti questo vuol dire che questa animazione diventa di priorità più alta rispetto alle animazioni che magari l'avatar ha già addosso. Per esempio, potrebbe avere un'animazione di sit, e allora voi volete fare in modo tale che questa animazione prenda il sopravvento.
Poi potete anche mettere insomma, la posizione delle mani, quindi mettendo il pugno, cioè le mani a pugno, insomma queste cose qua. Quindi vedete che le mani assumono una posizione a pugno, oppure anche l'espressione dell'avatar che ad esempio è spaventato, e quindi vedete che assume l'avatar l'espressione del viso spaventato. Però insomma queste cose qua di solito si usano molto poco, quindi di solito si usa relaxed, l'espressione nessuna, e si mette semplicemente il loop eventualmente e il priorità 4 e poi si fa l'upload che su Second Life costa 10 lire in dollari e invece su OpenSim è gratuito. Questo qui is in e is out indica praticamente come quanti millisecondi, decimi secondi impiega prima di entrare in esecuzione l'animazione, cercando di renderla non improvvisa, e quando si stoppa, cioè si stoppa con una certa inerzia, quindi diventa un po' più morbida, quindi 0,3 secondi la rende leggermente più morbida. Se invece qui si mettesse ad esempio 1 e 1, l'animazione impiega un attimo, vedete, prima di partire, no? Ci impiega circa un attimo. Comunque anche questa, diciamo, è il default, dovrebbe andare bene. Ok, allora vi ho detto che ci sono una serie di trucchi da seguire, no? Per caricare l'animazione, cioè per farla da Avimator. Quindi prendiamo il nostro Avimator e vi ricordate che nell'Avimator noi abbiamo semplicemente animato nell'ultimo video l'hip, che è la parte centrale del corpo, nel senso che lo hip gli abbiamo messo praticamente, quindi se trascendiamo questa cosa qua, vedete che c'è lo hip, si allontana, cioè si gira 180 e poi 360 gradi. E quindi qua arriva lo hip, e quindi clicchiamo qua, lo hip vedete che è a 180 gradi, e in posizione terminale lo hip l'avevo messo a ah sì, lo hip che sarebbe questo qua. L'animazione finale dello hip era a 360 gradi, in realtà 359. E poi abbiamo animato ancora la spalla sinistra e la spalla destra. Qui c'è da dire una cosa, vedete che animando semplicemente questi tre parti del corpo si ottiene proprio quell'effetto strano, quei due effetti strani che abbiamo visto qua, cioè l'effetto che praticamente l'avatar cade, o comunque anche se gira però non il corpo, non il collo. Allora, come ho risolto questa cosa qua, anche consultando tutte le documentazioni, vedete che ho aggiunto nel frame 2, quindi mettiamoci qui nel frame 2, ho aggiunto oltre a quei tre parti del corpo che avete visto, ho mosso leggermente rispetto al primo frame alcune altre parti del corpo, che sono fondamentalmente il collo, vedete, neck. Che praticamente il trucco sta nel metterci una rotazione leggera da qualche parte, quindi spostarlo dallo zero. In realtà basta spostarlo dalla posizione iniziale. Vedete che questa è la posizione iniziale, che è rossa, lui è 0, non la posso toccare, però nel frame 2 deve esserci una differenza e gli ho messo 1 nel collo e poi anche nella testa gli ho messo 1 in un'altra rotazione in modo tale da spostarlo, e in questo modo praticamente spostando il collo e la testa informiamo in OpenSim che quelli non devono essere presi dall'animazione sottostante che lui usa, cioè che l'animazione sottostante è lo stand, cioè stare in piedi, quindi lui in pratica le sovrappone e fa vedere praticamente la priorità allo stand, cioè che l'avatar guarda avanti. E questo ovviamente non è una bella cosa, quindi abbiamo toccato il collo e la testa. E poi la stessa cosa, gli ho messo una leggera movimento all'addome, perché era quello che risultava cadere, quindi vuol dire come se mancasse l'informazione dell'addome. Infatti l'effetto che c'era era che come se l'addome praticamente è come se l'addome, no, non era questo,
praticamente la rete cadeva da un lato o dall'altro e quindi faceva stranezze. Quindi io semplicemente gli ho messo un'attribuzione laddome, cioè gli ho messo un valore e quindi sono sicuro che questo fa. Ok, quindi ricapitolando veramente questa volta, abbiamo detto quindi upload dell'immagine con quegli trucchi in modo tale da muovere anche le ossa, cioè parti del corpo, anche se non sono parte integrante del nostro movimento. Vi ho detto di costruire la nostra, quindi rifacciamo proprio di nuovo da zero, quindi costruiamo un oggettino. L'oggettino è tipicamente una sfera. La sfera la facciamo grossa 0,3, 0,3 e 0,3 nelle dimensioni in metri. Gli mettiamo nella texture, la texture la facciamo bianca e il colore la facciamo blu, verde, insomma il colore che vi piace. E poi dentro gli dobbiamo mettere lo script famoso. Allora, lo script famoso lo prendiamo magari da qua, sarà disponibile sul quindi questa qua la animazione, ce lo carichiamo sul nostro inventory, quindi andiamo negli script, chiamiamo animazione, chiamiamo Edmondo novembre 2013. Quindi nel momento in cui abbiamo l'animazione del mondo, la mettiamo nella nostra, nel nostro oggetto. Per metterlo scritto si può fare, non si può fare così. Quindi facciamo, questo è selezionato, andiamo nel contenuto e ci trasciniamo dentro animazione del mondo. Dopodiché andiamo a vedere la danza, cioè insomma l'animazione che abbiamo installato. Nel momento in cui mettiamo la danza, vedete che appare sopra la scritta. Poi magari conviene, diciamo, questa danza corretta. E qui gli mettiamo che il default è sedersi sull'oggetto, perché sedersi è il modo ideale per prendere l'animazione. A questo punto, cliccando sopra, vedete che io ho implementato l'animazione. In modo analogo potete implementare le vostre animazioni. Attualmente possiamo fare ancora soltanto una piccola prova per vedere se prende quelle cose che vi ho indicato prima. Quindi prendiamo l'animazione danza corrected, questa, gli mettiamo in loop priorità 4 che abbiamo visto prima e gli mettiamo quindi tra l'altro osservate bene la mano destra. Gli mettiamo che land pose, gli mettiamo ampio il point, poi vedete che punta, perché vedete che dell'animazione da cui mette non si può mettere l'indice puntato. Adesso vediamo se lo tiene, oppure si può mettere il fist, cioè il pugno, che può essere interessante. Oppure ad esempio c'è salute, che non ho presente cosa sia, comunque deve essere un effettino. Oppure ancora il peace, che fa questo simbolo con le dita, no? Che a me sembra vittoria. Comunque mettiamo il fist pugno, ok? E poi mettiamo ancora l'espressione A, vedete che fa A quando inizia, e facciamo Dance Corrected 2 con opzioni. Quindi vogliamo vedere se effettivamente, almeno qui su Second Life, ci permette di avere tutte le opzioni. Quindi prendiamo Dance Corrected qua, il nostro oggettino, andiamo nel contenuto, sostituiamo vedete, l'animazione vecchia e gli mettiamo la nuova animazione. Io ho fatto tasto destro e cancella e poi ho trascinato dal mio inventory. E dunque adesso controlliamo se effettivamente si direi di sì, mi ha fatto il pugno. Ecco qui, a volte succede che alzarsi non si può, quindi da Firestorm c'è
Avatar Health Stop Avatar Animation, che è interessante. Ok, dove è finito il... Ok, successo. Quindi, e poi riproviamo a vedere. Ok, sì, direi che ha fatto anche l'animazione dell'espressione. Ok, quindi direi che a questo punto non vi resta che provare a fare le vostre prove e litigare con Quavimeto. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata.